Mancano 2 giorni al match casalingo tra Allianz Pazienza Cestistica San Severo e Ordinuovi e con noi ad analizzare la partita e la squadra avversaria c'è il capitano Emidio Di Donato. Buonasera. Emidio, la sconfitta contro Forlì e qualche decisione arbitrale un po' troppo severa sono paradossalmente utili per giocare contro Ordinuovi con maggiore ferocia? Sicuramente la sconfitta con Forlì ci dà una grossa autostima, nel senso che giocarsela in quella maniera contro una delle corazzate di questo campionato e sapere che, non voglio parlare dell'arbitraggio, ma se magari noi avessimo fatto qualcosa in più potevamo portarla a casa, ecco, ci fa capire che noi possiamo fare bene, ecco, in vista della partita di Ordinuovi ci fa capire che dando qualcosa in più possiamo portare a casa una partita difficile, ma contro una squadra che ha, diciamo, i nostri stessi obiettivi. Beniamino Pascale del quotidiano L'Attacco. Capitano, 2 squadre nuove, la Cestistica e Ordinuovi, non sappiamo, ma speriamo che accada quello che deve accadere domenica, mentre invece qualcosa ci puoi dire per quello che è accaduto a Montecatini? Io posso parlarti della mia esperienza personale, ma non sono qui per parlare di Montecatini l'anno scorso, sono qui per parlare di Ordinuovi domenica, che è una squadra totalmente diversa rispetto a quella che abbiamo affrontato l'anno scorso, così come noi siamo una squadra totalmente diversa rispetto a quella che ha affrontato Ordinuovi nell'anno passato. Di conseguenza io sì, dal passato ho imparato tanto, ho imparato veramente, veramente molte cose, ma soprattutto sono ripartito da quella sofferenza che ho provato quel giorno per arrivare, ecco, appunto carico alla partita di domenica, che l'avversario si chiami Ordinuovi, si chiami Forlì o si chiami Verona. In queste prime 3 partite abbiamo notato che forse qualcosa in difesa c'è da rivedere. Sarà il punto di partenza anche per domenica? Qualcosa in difesa sarà da rivedere. Ecco, io penso che ogni anno ci sia un modo di giocare differente rispetto alla squadra che si va a affrontare. Anche l'Armani Jeans Milano l'anno scorso prendeva 85 punti di media, ma ne faceva 90, quindi di certo non c'erano, ecco, persone che andavano a dire che c'era qualcosa da rivedere in difesa. E il nostro modo di giocare è diverso, è quello di una squadra veloce che sfrutta tanto il contropiede e di conseguenza cerchiamo anche di bypassare, ecco, determinate cose in difesa, sulle quali dovremo sicuramente lavorare e sulle quali stiamo lavorando per migliorare. Buonasera, Luca Ficucello, Sheringham TV. Quali differenze hai notato sostanziali fra la categoria dello scorso anno e quella che stai frequentando quest'anno? La differenza principale è tecnica. Tecnica e fisica soprattutto. Mi rendo conto, ecco, che parlando sempre a livello personale, io che mi potevo considerare un buon rimbalzista in Serie B, ecco, in questa categoria faccio una fatica che è tremenda e quindi mi devo adattare a fare determinate altre cose. Quindi la differenza principale è il fisico, la fisicità che comunque anche gli americani mettono in campo, cosa che in Serie B non c'è. C'è una differenza sostanziale nel ritmo del gioco. Quindi la durata dell'azione è difficile che si arrivi a 24 secondi, c'è una tempistica molto differente tra il contropiede, perché il contropiede in Serie B, diciamo che ci può mettere quei 6, 7, 8 secondi per passare dalla metà campo difensiva alla metà campo offensiva, mentre invece in A2 ci si impiegano 2, massimo 3 secondi. Ecco, le differenze sì, sono sostanziali. Forse magari a livello di tattica la Serie B ha sotto certi aspetti qualcosina in più, perché azioni che sono più lunghe ti portano poi ad avere schemi magari più differenti. Però sì, la differenza è abissale. Non credo ci sia una squadra di Serie B ad oggi che sia in grado di scontrarsi con una squadra di A2. Il pubblico caldo di San Severo è soprattutto una forma di incentivo, può anche essere una pressione esagerata per voi giocatori?
Beh, il pubblico caldo di San Severo, che io conosco bene, è prima di tutto una fonte di orgoglio, perché sapere che così tante persone la domenica vengono in primis per sostenerti è un motivo di orgoglio, è un motivo che può infondere tanta fiducia ad una squadra. E poi, certo, come molti di voi sanno, come molti di voi sanno, come mi rivolgo soprattutto ai tifosi, cioè il pubblico di San Severo, il calore del pubblico di San Severo in determinate occasioni può diventare anche una lama a doppio taglio, come è stato nel corso degli anni passati, quando magari l'obiettivo era differente da quello di quest'anno e di conseguenza c'erano molte pretese a livello di squadra e alcuni giocatori, compreso me, certe volte magari hanno subito, ecco, diciamo, la pressione di dover fare per forza bene. Quest'anno io sono sicuro che il pubblico di San Severo abbia imparato e sappia certamente che l'obiettivo rimane quello della salvezza e mi rendo conto e mi sono veramente in maniera piacevole reso conto che già dopo la sconfitta di domenica non ho ricevuto quelle magari critiche a livello del nostro gioco che invece alle quali sono stato abituato nelle poche partite, ho il piacere di dire, nelle poche partite perse con la maglia di San Severo. Di conseguenza io ritengo che sia ad oggi un'arma che noi possiamo sfruttare pienamente per avere quella carica in più che ci può permettere di sconfiggere l'avversario, appunto, che poi è stata quell'arma in più che ci ha dato la grinta per risalire dal meno 9 contro Imola, è stata quell'arma che ci ha dato la grinta per risalire contro Milano quando ci trovavamo sotto, ed è stata quell'arma che ci ha dato la possibilità di giocarci una partita intera contro una corazzata come quella di Forlì. Capitano, allora grazie. Grazie a voi. In bocca al lupo per domenica. Crepi, grazie. E come diciamo sempre, Forza Neri. Forza Neri.